pochi giorni dal Natale la storia di questo Vangelo, in cui emerge la figura di Giuseppe, che non è mai una figura di riempimento, ma una figura necessaria, un vero protagonista della storia della salvezza. Perché Giuseppe la dice lunga su come Dio agisce nella storia. Da una parte c'è questo grande sogno della storia della salvezza, che è un po' anche quel desiderio di felicità che ciascuno di noi si porta nel cuore. Sono quei sogni che spalancano completamente l'orizzonte di senso della nostra vita, ma dall'altra parte non possono rimanere solo sogni, hanno bisogno di quelle condizioni umane affinché quei sogni poi possano diventare realtà. Giuseppe è un po' quella condizione necessaria affinché la storia della salvezza diventi vera adesso, perché Giuseppe protegge, Giuseppe sostiene, Giuseppe accompagna, Giuseppe cioè si fa carico di tutte quelle condizioni umane necessarie perché il sì di Maria e quell'incarnazione vera accaduta nel suo grembo venga al mondo e sia protetta e portata avanti. Ecco, senza l'affidabilità di quest'uomo, senza il suo sì, senza il suo aver messo la propria umanità a disposizione di questo grande sogno di Dio, tutta la storia della salvezza è in balia del male, è in balia di Erode, è in balia di tutti quei personaggi negativi che navigano contro questo grande sogno di Dio. Ciascuno di noi ha bisogno di un Giuseppe nella vita, cioè di qualcuno che lo aiuti a mettere i piedi per terra e lo aiuti a realizzare quel grande sogno che Dio gli ha messo nel cuore. Ma ciascuno di noi è chiamato ad essere Giuseppe, cioè a diventare quell'umanità affidabile anche per qualcun altro, perché ciascuno di noi, se in qualche maniera non è lui stesso l'aiuto necessario perché gli altri possano realizzarsi per ciò che sono, allora non soltanto sono infelici, ma non hanno capito come funziona la storia della salvezza.